Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Quando deve essere il torneo? Quando deve essere il momento di un giocatore, di uno sportivo? Lo è a tutti i costi. In questo caso è il momento in Coppa Davis di Borna Gojo. Quindi la Croazia che in Coppa Davis ruota attorno a coloro che si chiamano Borna perché è passata da Borna Cioric, un uomo Davis. Di quelli da 10 e lode per la Croazia è passata a Borna Gojo. Un Gojo che, ve lo dico subito, in classifica ATP è numero 279 al mondo, ma che in questa Coppa Davis sta tirando fuori delle cose, soprattutto una solidità, perché non è un giocatore molto appariscente. Sì, ok, grandi vincenti di rovescio, lungolinea magari. Però è un giocatore che sta sbagliando pochissimo, si è caricato tantissimo e lo sta continuando a fare partita dopo partita. È il suo torneo, è il suo momento e è un giocatore molto solido. Poi non so quello che ha fatto nel corso della stagione, negli altri tornei, non lo so perché, come penso tutti, non l'ho seguito. Essendo il numero 279 del mondo e arrivando a giocare praticamente i Challenger, però in questa Coppa Davis posso dire che è l'MVP non solo della Croazia, ma della Coppa Davis, è la sorpresa in generale, è l'MVP di questo torneo, perché praticamente grazie alla sua vittoria contro Sonego è stata fatta fuori la nostra nazionale. Grazie a questa vittoria ha spostato gli equilibri in favore della Croazia. Poi, ovviamente, Novak Djokovic pareggia i conti, ma poi nel doppio decisivo ci sono sempre quei due, ci sono sempre Mektić e Pavic che fanno la differenza, che sono la coppia più forte al mondo praticamente. E quindi i meriti vanno a Borna Gojo, che ha il merito, ha avuto il merito contro l'Italia, ha avuto il merito, se vogliamo, anche nel girone contro l'Australia, nella vittoria contro Povirin, e ha avuto il merito quest'oggi, nella vittoria contro Lajovic, di spostare gli equilibri. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video e buona serata a tutti, buonanotte a tutti ovviamente e buon weekend a tutti, mamma mia, già è passata un'altra settimana, cioè non so se per voi sia lo stesso, ma per me almeno sta volando il tempo, una cosa incredibile. Non ho mai provato una sensazione del genere, come in questo momento, ma soprattutto in questo periodo mi sembra veramente che le settimane volino così, veramente. Schioccando le dita, è passata una settimana, cioè incredibile. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questa Coppa Davis e su questa prima finalista della Coppa Davis, la Croazia che batte la Serbia 2-1, ovviamente, ma riavvolgiamo un attimo il nastro e prima di concentrarci su questa sfida, poi domani ovviamente ci sarà Russia-Germania, vediamo cosa è successo negli altri tre quarti di finale. Perché? Perché noi comunque ci eravamo lasciati con la sconfitta dell'Italia, ahi noi, purtroppo, a causa proprio della squadra croata e a causa, si potrebbe dire, della sconfitta di Sonego contro Gojo, appunto. Nella parte bassa poi che cosa è successo? Un grande Kazakistan, soprattutto con un grandissimo Mikhail Kukushkin. Perciò dico che nella Coppa Davis cambia tutto, i giocatori si trasformano perché proprio l'atmosfera della Davis, il fatto di essere in un gruppo squadra, di girarti verso il tuo angolo e di vedere tutti i tuoi compagni, l'allenatore che è lì praticamente a due passi da te, che ti incitano, che esultano con te, che ti tirano su di morale nei momenti difficili, veramente può essere un grandissimo, anzi non può essere, è un grandissimo valore aggiunto. Quindi la Serbia batte 2-1 il Kazakistan, ma il Kazakistan che, ripeto, soprattutto con Kukushkin, tira fuori delle cose pazzesche. Torno subito all'altro ieri, perché l'altro ieri si è giocato appunto questo quarto di finale. Un Kukushkin che in 3 ore e 20 di partita vince il primo set al tiebreak.
Il secondo set lo perde contro Kecmanovic, ma gliela fa sudare e non poco, soprattutto nell'ultimo game. Nel terzo set poi mette in scena una rimonta, oserei dire, commovente, emozionante. Cioè, credo che Kecmanovic se lo stia ancora sognando la notte, Kukushkin. Quindi veramente grandissimo. Rimonta da 5 a 2 praticamente e chiude il set 13 a 11 al tiebreak decisivo. Maratona, letteralmente maratona. Questo terzo set è durato 1 ora e 25, quindi rendetevi conto voi, non serve che ve lo spieghi io, insomma. Poi Djokovic batte agevolmente 6-3, 6-4 Bublik. E nel doppio, poi che cosa succede? Che la coppia Kačić-Djokovic, quindi Djokovic è sempre colui che salva la Serbia e che le permette di andare avanti in questo caso e poi di giocarsela al doppio in questa semifinale contro la Croazia. Djokovic e Kačić battono 2-1 Golubev-Nedovjesov, coppia kazaka ovviamente. Ieri invece, scusate, ma si è impallata là, ecco, si è giocata Russia-Svezia che è stata abbastanza a senso unico, tranne per la partita di Rublev contro Imer, o almeno all'inizio sembrava a senso unico, un 6-2, facile per Rublev, secondo set comunque un Rublev non perfetto in quest'ultima parte di stagione, lo sappiamo, è un Rublev che delle volte sembra veramente essere sotto un treno, anche emotivamente, perde il secondo set 7-5 e vince il terzo set solamente al tiebreak 7-6. Tra l'altro, molte palle break in questo match non se ne contano praticamente, per quante ce ne sono state. E 7 punti a 4 vince il tiebreak del terzo set. Medvedev invece molto facilmente batte il fratello di Elias Imer, Michael Imer, numero 94 al mondo, con un doppio 6-4. Anche qui 2-0 nel punteggio, ma partita un pochino particolare sotto certi punti di vista. E quindi si è andato componendo il quadro delle semifinali, praticamente, che come ho detto sono state Croazia-Serbia, o meglio, sono Croazia-Serbia, che si è giocata oggi. Ah, e nell'altro quarto di finale, scusate, in effetti mi sembrava mi mancasse qualche cosa, ma perdonatemi, ma è una certa ora anche per me e sono anche abbastanza stanco. Gran Bretagna-Germania, quanto è finita? È finita 2-1 per la Germania e qui ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, potrei dire. Andiamo subito al 30 novembre, andiamo a prendere i match. Evans contro Gojovcic, 2-1 comunque, un Evans micidiale, cioè non lascia scampo letteralmente a Gojovcic, partita che dura 57 minuti. Nel match successivo comunque si riponevano meglio molte speranze in Norrie, uno che ha rischiato di fare le ATP Finals, un Norrie che perde il primo set 7-6, quindi al tiebreak, ma vince il secondo set 6-3, terzo set però un grandissimo struff e un Norrie molto scarico fanno sì che appunto la Germania hanno fatto sì che la Germania vincesse questo match, questo secondo match di questi quarti di finale. Quindi Struff che batte Norrie 6-2 al terzo. E nel doppio poi cosa succede? Succede che la coppia Kravets-Puez battono Salisbury contro Skupski, con il punteggio di 7-6, 7-6, 2 ore di partita, un match molto combattuto che però premia la coppia tedesca. Quindi si è delineato poi il quadro di queste semifinali, Croazia-Serbia, stavo parlando del match di Gojo contro Lajovic, un Gojo che anche qui ha dimostrato di essere veramente, veramente solido, un Lajovic che però troppo, troppo, troppo sprecone, troppi errori, soprattutto i momenti decisivi del match, e quindi il risultato è 4-6, 6-3, 6-2 per Goio. Il terzo set
È l'emblema sia del momento di questo giocatore croato, sia del momento anche di Lajovic e della partita che ha giocato oggi. Un Lajovic che poi si è iniziato ad innervosire, infastidito, ha iniziato a sbagliare ancora di più e quindi ha lasciato andare praticamente il match. Un Goio che va avanti 5-1, poi 5-2 e 6-2 chiude. Djokovic poi vince un bel match contro Cilic 6-4, 6-2. Nel momento in cui prende il largo, poi non ce n'è per nessuno, e quindi porta ancora una volta la Serbia a giocarsela nel match decisivo di doppio, in cui però Mektić e Pavic sono stati di un altro livello. Il primo set, anzi, sembrava destinato al tiebreak, comunque non si stava comportando male la coppia serba, però poi i grandi giocatori quello fanno, e anche nel doppio vale. Del resto, non a caso sono il numero uno e il numero due del mondo. In doppio, Mektić e Pavic, anzi, Pavic e Mektić rispettivamente, almeno credo. E quindi giocano di intelligenza in questo ultimo game del primo set, soprattutto di intelligenza, e lo portano a casa. Poi il secondo set asfaltano letteralmente la coppia serba, in cui, ripeto, c'era anche Djokovic e Krajinovic contro appunto Mektić e Pavic. Senza storia al secondo set, 6-1 a favore dei croati, quindi Croazia prima finalista, e domani alle 13 si giocherà, già mi sono scordato chi sono gli altri team, ok, Russia-Germania. Domani alle 13 ovviamente cioè se li avessero fatti giocare alle 16 poi avrebbero avuto un giorno in meno di riposo praticamente, non sarebbe stato assolutamente corretto ovviamente. La Croazia avrà molte più ore di riposo, quindi vediamo come se avrà un peso questa cosa sull'economia della finale. Quindi domani godiamoci questo: Russia contro Germania, in cui la Russia parte certamente favorita, almeno secondo il mio punto di vista e secondo il punto di vista di molti. Poi ditemi voi qui sotto nei commenti se magari la pensate diversamente, se c'è qualcuno che pensa invece che la Germania possa fare il colpaccio, che magari i giocatori russi possano peccare un po' di superbia, non lo so, possano magari in qualche modo un pochino sottovalutare gli avversari. Potrebbe succedere, potrebbe capitare uno scenario simile, non lo so. Solo il tempo ce lo dirà, e quindi attendiamo questa seconda semifinale. Due parole per quanto riguarda i challenger e poi chiudo questo video, ma ovviamente vi metterò i capitoli, come sempre. Parliamo un attimo di Flavio Cobolli, poi ne parlerò forse, se riuscirò a farlo, nel video recap della stagione 2021, ma Flavio Cobolli scala tantissime posizioni, ha scalato tantissime posizioni quest'anno, è attualmente al numero 208, anzi sarà numero 202, quindi ad un passo dall'entrare nei primi 200, e è arrivato nei quarti di finale, nel Challenger di Forlì. Aveva molte meno ore di riposo, ha avuto molte meno ore di riposo, ha giocato un ottavo di finale molto più duro rispetto al suo avversario nei quarti, ossia l'austriaco Rodionov, e quindi Rodionov che lo batte 6-4, 6-2, ma un Cobolli che veramente continua a scalare posizioni, scala molte posizioni. Perché è in semifinale nel Challenger di San Paolo su terra, in Brasile, un altro giovane, Luciano Darderi, che è entrato nei primi 400 a 19 anni, quindi anche lui un gran bel giocatorino in prospettiva. Quindi che dire, anche in campo giovanile mi sembra che ci sia un movimento veramente degno di nota e sul quale e sui quali giocatori dovremo, soprattutto nella prossima stagione, prestare veramente tanta tanta attenzione e focalizzarci su di loro. Quindi, buonanotte a tutti ragazzi, questo video termina qui, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e forza azzurri sempre!